tutti! Oggi video dei preferiti in collaborazione come sempre con Chiara, che saluto. Ciao cara! E ho tutte le domande scritte sull'agenda, quindi non me ne dimenticherò nemmeno una. Allora, partiamo subito. Il prodotto make-up più utilizzato di questo mese è stato le beige versione liquida. Io mi ero fatta un pottino, devo dire la verità, che sta durando molto. E a breve vi farò un video recensione per dirvi cosa ne penso, perché l'ho utilizzato in una situazione abbastanza strong, direi, in occasione dello spettacolo all'Arena di Verona, opera Pop on Ice. Se siete curiosi andate a sbirciare un po' su Facebook, vi ho lasciato un po' di foto, un po' di video e c'è anche un videovlog, sì, un po' scarsetto, però se vi interessa andatelo a guardare. E quindi sì, è stato lui questo prodotto novità. Le scarpe più utilizzate, allora, lo so, non sono le scarpe più utilizzate, però meritano la scena perché sono loro. Perché vi parlo di loro? Perché può testimoniare la mia amica Alessandra. Quando sono stata nel Salento abbiamo fatto una passeggiata al mare, per i locali, quindi io ho camminato per circa 1 chilometro, penso, confermano appunto tu Alessandra nei commenti, con queste scarpe. Queste sono le classiche scarpe che in realtà bisognerebbe mettere quando si va nei pub, quindi belle tranquille sedute, fare la nostra bella figura senza spaccarsi caviglie, gambe e quant'altro, però io ci ho camminato quindi l'ho volute menzionare. Sono stata davvero bravissima, non ho inciampato più di tanto e insomma ho ottenuto il passo degli altri, vero Alessandra? Poi, canzone del mese. Io volevo menzionare la canzone che ha chiuso lo spettacolo di Popera Pop on Ice, ma non me la ricordo, poi era una musica, non so neanche se era cantata, insomma, non mi ricordo praticamente nulla. Però nel mentre cercavo appunto di capire quale canzone fosse, mi veniva in mente, mi suonava Happy di Pharrell Williams, giusto? Sì. Quindi direi Happy. Anche lui era presente all'arena, mamma mia, una bellissima esperienza. Rossetto del mese, allora, io menzionerei questo qui di Kiko, della Darren Game, è l'ultimo arrivato praticamente, ed è questo bellissimo vinaccia, l'ho utilizzato anche per il make-up ispirato all'autunno, sempre in collaborazione con Chiara. Andate a guardare i nostri video perché sono due make-up molto 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 carini. E questo rossetto è fantastico, anche perché, come dice Kia Screech, per chi non la conosce qui su YouTube, sì, si chiama così il canale, lei lo prova, lei l'ha usato anche tamponato ed è fantastico, quindi si può utilizzare sia un effetto molto molto pesante e invece anche un effetto abbastanza delicato. Mi è piaciuto veramente molto. Prodotto scoperto del mese. È un prodotto che veramente sto utilizzando da un po', è questo mascara di Revlon con questo scovolino, che per chi ha visto i miei tutorial sa che uso in abbinata di solito alla Scandalize di Rimmel, però questa volta appunto quando sono andata a Verona per 3 giorni non ho portato chissà che cosa e ho portato solo lui e devo dire che lavorandolo molto bene ha fatto un effetto strabiliante, quindi per capire anche quello che sto dicendo andate a vedere la foto sul mio Facebook, quella dove ha dentro un pezzo di pollo, e vi renderete conto del perché per me questo mese è un prodotto scoperta. Prodotto, no, accessorio preferito del mese. Io continuo a mettere questo braccialetto su qualsiasi tipo di outfit, quindi senza neanche domandarmi se va bene, se non va bene, io continuo a mettere lui praticamente. Poi, profumo del mese. Purtroppo mi devo ripetere perché sono ancora loro due. Questo appunto è il profumo più economico, questo ovviamente decisamente più caro, è quello dolce di Dolce & Gabbana appunto, e sto utilizzando ancora loro due, però ho visto Lady Gaga e mi sa che in questo mese ci sarà finalmente un profumo nuovo per quelli di ottobre, quindi ancora loro due. Prodotto preferito per i capelli del mese. Allora, non ho un prodotto tipo creme, cremine e quant'altro, però direi la piastra mi sta salvando perché i capelli ogni tanto sono ancora
non lo so, scioccati da non so che cosa, quindi per tenerli un po' a bada li piastro, però volevo anche farvi notare questo, sì, potevo inserirlo tra gli accessori, è questo elastico di Chanel, questa camicia è fantastica, utilizzata all'evento di make-up che ho fatto in collaborazione con la mia amica che è al negozio Vanity Moda, donna, sì. E ho fatto un semplice chignon, poi ho messo questo elastico, quindi anche questo molto molto carino. Smalto preferito, si conferma ancora lui, lo smalto della Revlon, questo qui. Non so se ve l'avevo detto il video precedente, mi piace moltissimo perché è anche profumato, sa di caramella, quindi avere anche le unghie che profumano mi piace davvero tanto. E poi anche perché è versatile, nel senso che lo utilizzo sia come base per smalti colorati, quindi una base leggera, quindi un solo strato. È molto delicato e non si nota, invece due strati diciamo che diventa questo colore ed è fenomenale. La parola o termine del mese. Allora, questo mese alcuni di voi sapranno perché avranno visto il video presentazione. La nuova parola è Aaron, è il nome del mio cagnolino nuovo arrivato in casa. Praticamente l'ho preso dal Salento quando sono andata a settembre. Per questi pochissimi giorni sono riusciti a farmi questo bellissimo regalo, questo cagnolino fantastico. Solo che ovviamente è un po' tremendino il ragazzino, quindi devo chiamarlo ripetutamente, quindi direi che la parola è Aaron per questo mese. Palette del mese, sicuramente lei. L'ho utilizzata anche lei per il tutorial make-up ispirazione d'autunno e in particolare questo colore qui, che vedendolo così, non so, confermatemi voi in un commentino, se riusciamo a parlare italiano sarebbe anche una cosa carina, se non vi ricorda il colore Pantone Sangria. Io direi di sì, solo questo ha un effetto metallizzato shimmer ed è bellissimo. Poi, ultima domanda, domanda scelta. Io direi trucco amato di questo mese perché mi è piaciuto veramente tanto ed è con questa palettina di Revlon. Noi make-up artist dobbiamo fare un make-up beauty non eccessivo, però qualcosa che si noti e valorizzi un attimino, diciamo, gli occhi e il viso. E io l'ho fatto con questa palette appunto di Revlon e mi è piaciuto veramente tanto perché di solito i toni del viola, secondo me, sono un po' aggressivi, no? Nel senso serali, così. E invece devo dire la verità che mi ha stupito, mi è piaciuto davvero molto il make-up che ho realizzato appunto con questi colori. E se volete vi faccio il tutorial. Lasciatemi appunto sempre un commentino, tutto quello che volete qui sotto. Le domande sono finite. Io ringrazio come sempre Chiara e aspetto il suo video. Ovviamente vi lascerò il link sia qui nell'info box che qui da qualche parte vicino a me. E con questo è veramente tutto. Io spero tanto che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se sì, mettete mi piace, iscrivetevi e venitemi a trovare su Facebook e su Instagram. Con questo è veramente tutto. Ciao, al prossimo video!